Gli 11 leoni in campo con la maglia numero 1 Alfonso Zizzania, con la maglia numero 2 Vincenzo Galletta, con la maglia numero 5 Salvatore Maltese, con la maglia numero 8 Ciro Lucchese, con la maglia numero 13 Gabriele Germinio, con la maglia numero 14 Giorgio Cicirello, con la maglia numero 15 Simone Milo, con la maglia numero 17 Samuele Lococo, con la maglia numero 23 Alessandro Gangemi, con la maglia numero 28 Giuseppe Palma, con la maglia numero 32 Diego Zuppel. Azione buco forse nella rete, ma è iniziata in questo momento. Di destra, estrema destra, sta per battere il Casalnuovo, traversone sotto porta, un colpo di testa con un pallone che finisce a giro di poco sul fondo. Le due lo vedremo tra poco perché potrebbero essere due buone soluzioni. Di destro Lucchese, pallone per Maltese che di testa colpisce, pallone sul fondo, sotto porta. Mamma. Pallone allontanato, siamo ancora noi in possesso del pallone con Cicirello che lo smista dalla destra, traversone in aria, colpo di testa. Probabile lui, due uomini nostri in barriera, sembra tutto pronto, arbitro di spalla alla punizione, tocco corto, sembra una strategia con un tiro che finisce. Meta. Certamente c'è da dar merito a entrambe le squadre che sono propositive, tutte e due, sino a questo momento. Calcio di punizione dal settore di sinistra per la formazione campana, pallone in aria, un colpo di testa con Zizzania che respinge. Calcio di punizione, un periodo di certo per lui fortunato. Intanto partiamo con un lancio dove Zuppel fa rimbalzare il pallone davanti a sé, ma Rossi comprende tutto, arriva prima, un avanza di Corato, palla al piede, ancora Domestichi il pallone, poi un tocco lì al limite, poi c'è una serie di passaggi, un tiro completamente cavalcata sul settore di sinistra per Vivacqua che entra in aria, cross, colpo di testa di Germinio dal limite, attenzione, stanno per caricare il tiro, non ci riescono, avanzano, pallone attenzione imbucato in aria, il tiro e la rete. E questo è quello che poi 42esimo diagonale sanguinoso da parte del Casalnuovo, la prima del riposo. Adesso ci tentiamo sull'estremo settore di destra con un pallone che addomestichiamo, entriamo in aria, Cicirello ancora lui, un tiro con la parata doppia. Casalnuovo con una azione imprevedibile che ha trovato impreparato un tantino la nostra retroguardia, quel diagonale ha trafitto, ha castigato Zizzania e D'Alessandris è spostato sulla fascia per provare a rinvigorire quel danno che vale il momentaneo svantaggio. Carnevale per la formazione campana, adesso un lancio che recupera Zuppel, un passaggio raso terra, arriva Cicirello, respinta da parte di Rossi, recuperare la palla, si gira su se stesso, adesso Palma, poi la perde e c'è fallo. C'è fallo, certamente, c'è fallo e quindi calcio di punizione per noi, l'espulsione per cartellino rosso. Sì. 13esimo minuto di gioco nel corso della ripresa, ne approfittiamo per cedere la linea al nostro studio e sentire ancora una volta gli obblighi pubblicitari, ma teniamo la linea per qualche secondo, un tiro a giro, para Zizzania. Tre giocatori della squadra campana lì a disturbare il tutto. Sinistro, pallone alto, finisce fuori a giro, ma tanto è fra due avversari, resiste. Bravissimo, ancora supera Diego. La linea mediana del campo, vai Diego, supera due, tre, tiro, gol! Gol! Il 10 uomini! 21esimo! Grande gol di Zuppel! Mamma Diego mia! Ha segnato un gol meraviglioso, gentili Mamma ascoltatori! Mia! Pareggio 1-1 sull'estremo settore di destra, cerca D'Alessandris di andare sulla linea di fondo, riesce a crossare Gangemi, richiamo il destro, palla sporcata, finisce Cangolo. Fuori lì a preoccupare la nostra retroguardia, palla attenta lì, non la facciamo crossare dal limite, un tiro in diagonale, finisce Mamma fuori mia. Di poco. Questo match che si trova sul punteggio di 1-1. Acireale che nel secondo tempo, nonostante in 10 finisce uomini, qua Daniele, è riuscito appunto a recuperare la